Noi abbiamo calcolato che le regioni e gli enti locali in Europa mediamente rappresentano il 65% degli investimenti pubblici totali, quindi sono loro tra l'altro gli utilizzatori dei fondi europei, ma anche quelli che investono e che quindi sono quella brutta parola si dice implementatori, insomma i realizzatori della legislazione europea, quelli che la applicano nel concreto, a volte traducendola in legge nelle regioni, a volte semplicemente applicandola, appalti, gare, mercato, tutte cose che arrivano direttamente poi sulla pelle dei cittadini. La seconda domanda è un po' più complessa. Io credo che manchi, non solo in Italia, ma in tutta Europa, una formazione dei cittadini, manca anche quella degli amministratori, stiamo pensando a un Erasmus degli amministratori, proprio per aiutarli a conoscere meglio l'Europa.